Care amiche e cari amici, cominciamo i nostri lavori. Oggi abbiamo tre relazioni che mettono in luce non pochi aspetti dell'impegno di Enrico Persico. Ieri abbiamo visto la traiettoria scientifica compiuta da questo grande fisico nel contesto della diffusione della meccanica quantistica nel nostro paese. Abbiamo visto anche il momento delicato della fisica torinese fra le due guerre e infine la questione di come i fondamenti della fisica quantistica vengono affrontati sia da Persico sia da Fermi, ma come ha sottolineato Enzo Barone ieri, con modalità differenti. Oggi abbiamo tre relazioni. La prima di Francesco Guerra con Nadia Robotti, Università di Roma e Università di Genova rispettivamente, mette a fuoco il ruolo di Persico nello sviluppo della fisica delle alte energie. Seguiranno poi due relazioni, direi che sono, come dire, di taglio metodologico e di taglio, tra virgolette, filosofico. Allora, sono naturalmente felice di essere qui all'Accademia delle Scienze e do subito la parola al professor Francesco Guerra e alla professoressa Nadia Robotti. Credo che cominci Francesco Guerra. Prego. E tu dopo intervieni. Benissimo. Bene, allora naturalmente noi, cioè assieme con Nadia, penso di interpretare il pensiero, siamo molto contenti di questo invito e di poter partecipare ad un evento che è molto ricco dal punto di vista culturale e che finora ha avuto delle relazioni di estremo interesse. Speriamo di continuare. Allora dico subito che ovviamente è il lavoro di ricerca comune ed è inquadrato all'interno di un progetto che mira alla ricostruzione dello sviluppo della fisica nucleare a Roma negli anni 30. Quindi c'è tutta un'atmosfera culturale naturalmente. Bene. Naturalmente noi abbiamo cercato di fare questo percorso relativamente al ruolo di Enrico Persico nello sviluppo della fisica delle alte energie, non dal punto di vista strettamente tecnico. Parlerò di alcune questioni tecniche, però ovviamente in termini qualitativi, ma cercando di capire perché proprio Persico viene coinvolto in questa operazione. Allora, io comincio con quella fotografia bellissima che è stata fatta vedere da Gianni Battimelli ieri, che sintetizza un poco il tipo di personaggi che sono coinvolti. Qui vediamo Persico ormai abbastanza maturo, vediamo un Salvini giovanissimo con il suo tipico sorriso che ha conservato fino alla fine. È un sorriso ironico quando parla, però non cattivo, non cattivo. Qua vediamo anche un improbabile Carlo Bernardini. Chi conosce Carlo Bernardini vede questo ragazzetto. E poi qui ci sta un altro improbabile, Giordano Di Ambrini Palazzi, che anche proprio, insomma, chi l'ha conosciuto dopo? Questa fotografia è emblematica, perché ci sta il grande capo Salvini, poi ci sono i giovanissimi che collaboratori per la progettazione e la costruzione dell'elettrosincrotrone, e poi c'è la persona matura, capo della, appunto, della sezione teorica. Vedete gli anni di nascita e purtroppo di scomparsa.
Allora, noi partiamo da un telegramma in cui nel giugno 1969 Giorgio Salvini, che era presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, io ero associato all'Istituto, a quell'epoca, all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, lui scrive al ministro della Pubblica Istruzione, Mario Ferrari Aggradi, e c'è questa notizia dolorosa della scomparsa di Enrico Persico. Salvini è precisissimo, pochissime parole però precisissime in tutte le situazioni e in tutte le occasioni. Allora, il telegramma che ricorda? Gli altissimi meriti di docente et scienziato et suo fondamentale contributo studi elettrosincronatore nazionale. Vedete che c'è tutto Persico. Allora, la storia dell'elettrosincronatore è nota. C'è Salvini, è nel 53 giovanissimo professore a Pisa, era stato nominato direttore del progetto elettrosincronatore. C'era un grosso finanziamento disponibile, gestito sostanzialmente dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Parte nel 53, bisogna fare progettazione, costruzione. Nel 59, miracolosamente, la macchina risultò operativa. Cioè Salvini veramente è stato eccezionale. Forse la Raggi lo doveva chiamare. E anche i suoi collaboratori, tutti giovanissimi, venivano scelti con l'idea che uno fosse brillante, poi anche se non sapeva niente dell'elettrosincronatore avrebbe imparato. Tutti giovanissimi, però con qualche eccezione, c'erano anche quelli già diciamo, ben stabiliti. Enrico Persico è scelto come direttore della sezione teorica, il suo impegno è assoluto fino al 57, quando la parte progettuale è definita. Dopo lui, vedremo la lettera, si fa un po' da parte. Allora io faccio vedere prima il telegramma e poi l'elettrosincronatore, che purtroppo non esiste più, perché nella comune azione, diciamo, italiana è stato smantellato, perché lo spazio serviva per una nuova macchina Daphne. Ovviamente poteva essere smantellato e lasciato 10 metri più in là, invece non esiste più. Allora, questo è il telegramma, vedete, ricordandone altissimi meriti di docente et scienziato et suo fondamentale contributo studi elettrosincronatore nazionale, è importante, Salvini, presidente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Poi questo è il grosso stanzone dove stava l'elettrosincronatore. Io devo dire la verità, personalmente sono commosso quando vedo questa fotografia, perché come studenti del terzo anno andammo a visitarlo, mentre ovviamente non stava funzionando. Questo è il Van de Graaff che inietta gli elettroni vengono messi su orbite trattenute da campo magnetico di forma opportuna, e poi ci sono le radiofrequenze, sono delle cavità risonanti in cui ci sono campi elettrici che accelerano gli elettroni finché non viene raggiunta l'energia voluta, e poi gli elettroni producono raggi gamma. Io adesso faccio, diciamo, tutti discorsi anche di tipo un po' pedagogico, perché ovviamente seminari di tipo generale. Allora, cos'è un elettrosincronatore e come questa impresa italiana si inquadra nello sviluppo storico in Italia e all'estero? Un elettrosincronatore, cioè, per capire, è una specie di grosso tubo a raggi X, però con molta più energia e con maggiore intensità. C'è l'iniettore, come ho spiegato, è un piccolo acceleratore di Van de Graaff, spinge questi fasci di elettroni in una grossa ciambella a vuoto approssimativamente circolare. C'è un forte campo magnetico che mantiene gli elettroni in orbita, ma li assieme con il campo elettrico li focalizza, cioè elettroni che deviano dall'orbita devono essere riportati nella zona opportuna, cioè non si devono perdere. Poi gli elettroni sono progressivamente accelerati dai campi elettrici in cavità risonanti che oscillano in sincronia con le orbite. Via via che l'elettrone acquista maggiore energia, quando entra nella cavità risonante in fase, la cavità risonante gli deve dare un ulteriore
spinta per cui l'energia cresce continuamente, e anche il campo magnetico naturalmente deve crescere, perché restare sulla stessa orbita con una velocità molto più grande. Dopo molti giri e progressiva accelerazione, gli elettroni vengono fatti sbattere su un bersaglio metallico di titanio. Però D'Ambrini li faceva sbattere anche su cristalli di diamante per avere i fasci polarizzati. Sono cose molto affascinanti, molto belle. Quindi viene generata una sorta di spruzzo di radiazione elettromagnetica, raggi gamma, e questo viene usato per gli esperimenti poi di alta energia. Il fascio di elettroni doveva avere circa 1 miliardo di electron volt, un GeV. Inizialmente si pensava alla metà, però poi fu capito immediatamente che se si voleva essere competitivi, anzi addirittura all'avanguardia, bisognava salire 1 miliardo di electron volt. Purtroppo non era 1,2, 1,3, perché persero la scoperta della particella psi all'inizio degli anni 70. Dunque, io dico, parlo di electron volt. Cos'è l'electron volt? È importante ricordarlo. È un'unità di energia, cioè il ferro da stiro uno misura l'energia in kilowattora, invece in fisica spesso si usa l'electron volt per avere un orientamento di tipo quantitativo. Se si brucia il metano, ma anche se c'è un'esplosione di tritolo, si liberano, diciamo, circa 5 electron volt per molecola come energia. Quando invece il nucleo di uranio subisce la fissione, libera circa 200 milioni di electron volt. Vedete, il tritolo 5 electron volt per molecola, per atomo, e invece la fissione 200 milioni di electron volt per nucleo. Quindi è chiaro che quando è stato scoperto il fenomeno tutti si fiondarono, e poi alla fine è stato effettivamente utilizzato. Nella macchina di Salvini un elettrone che circola alla fine raggiunge un miliardo di electron volt. Invece all'LHC del CERN di Ginevra si raggiungono, diciamo, 10 TeV, dove il TeV è 1000 miliardi di electron volt. Però nei raggi cosmici esistono particelle con energie centinaia di volte più grandi. Naturalmente sono poche, vengono da... non si ha nessun controllo, diciamo, però l'energia dei raggi cosmici è enorme. Allora, inquadro storicamente e dico che le precedenti esperienze italiane di macchine acceleratrici, tra l'altro, e ce ne sono state anche altre, includono prima il cosiddetto acceleratorino di Fermi, che circa 250 kiloelettron volt, 250.000 volt, nuclei di deuterio, cosiddetti deutoni, venivano accelerati, e questi venivano fatti incidere su targhette di opportune sostanze e producevano neutroni. Quindi questi furono usati circa 36, fu usato circa questo acceleratorino 36 nel 36-38. Io ho trovato anche la fattura con cui Fermi chiedeva alla famosa ditta norvegese di mandargli acqua pesante, con cui poi lui avrebbe preso il deuterio. Dopo la partenza di Fermi era stato progettato questo grosso acceleratore da un MeV, tipo Cockcroft Walton, e questo entra in funzione all'Istituto Superiore di Sanità per merito di Edoardo Amaldi, Giulio Cesare Trabacchi, Mario Rasetti, eccetera. E con questa macchina Amaldi e i suoi collaboratori riescono a fare esperimenti di fisica nucleare di grande interesse durante il periodo di guerra, in una situazione durissima. È molto importante, non esiste una trattazione sistematica. Amaldi ha fatto un ricordo di questa situazione che poi è stato pubblicato da Gianni Battinelli e Michelangelo De Maria. Però uno studio completo ancora non è stata fatta. Tra l'altro all'interno di queste ricerche ci sono delle testimonianze bellissime, cioè la corrispondenza con Niels Bohr a proposito di alcuni risultati sulla fissione trovati da Amaldi e collaboratori. Sono delle lettere, tra l'altro, cose proprio materialmente, visivamente bellissime,
naturalmente sono scritte in inglese, arrivato a un certo punto passano al tedesco. Perché? Perché le truppe germaniche avevano occupato la Danimarca e era molto meglio scrivere in tedesco, così i censori subito leggevano, piuttosto che in inglese, in cui sarebbero state mandate le lettere che venivano mandate a Berlino, i traduttori, eccetera. E queste lettere sono bellissime, con tutti i francobolli e poi con tutte le scritte. Prima la censura italiana controlla e le fa passare, poi la censura tedesca controlla e poi all'incontro viceversa. Una corrispondenza bellissima. Per fortuna l'impianto Cockcroft-Walton di Amaldi si è conservato, non all'Istituto Superiore di Sanità, in cui ho chiesto di vedere le stanze dove era, e mi hanno detto no, sono state tramezzate, ci sono degli studi degli uffici amministrativi. Però l'impianto si è conservato e faccio vedere, questa è una fotografia personale, presso i Laboratori Nazionali Frascati. Qualcuno di voi forse lo ricorderà mentre era all'esterno, naturalmente all'esterno era un disastro, qua sono tutte parti metalliche che le intemperie li rovinano immediatamente, invece all'interno fa la sua figura. Qui per chi è esperto si vedono queste valvole ad altissima tensione che producono questo spostamento delle cariche elettriche, in modo che partendo da tensioni relativamente basse si ha una sorta di addizione di queste tensioni finché poi qui si raggiunge il MEV, anzi 1.1, il MEV previsto. Allora, questi esperimenti di Amaldi e collaboratori, fisica nucleare, fissione e poi lo scattering neutroni su protoni, neutroni su deutoni, sono ricerche importantissime. Se noi le associamo alle ricerche sui raggi cosmici di, cito, Gilberto Bernardini, Marcello Conversi, Ettore Pancini, Oreste Piccioni e tanti altri, cioè la scuola dei raggi cosmici è notevole sia a Roma ma anche negli altri, per esempio a Milano. Sostanzialmente queste ricerche scientifiche, che erano svolte in situazioni difficilissime, costituiscono poi la base materiale, proprio l'esperienza, è la base per la ripresa dopo il disastro della guerra. Cioè, se loro si fossero abbandonati, diciamo, allora non ci sarebbe stato. Ora, quello che succede con questa esperienza, acceleratorino di Fermi e l'UMEV di Amaldi e collaboratori, verso la fine degli anni 40, inizio degli anni 50, i tempi sono chiaramente maturi perché l'Italia si possa dotare di un acceleratore nazionale competitivo con quelli che c'erano o progettazione in funzionamento negli altri paesi. Nel frattempo al CERN di Ginevra ci si orientava verso il protosincrotrone, quindi un acceleratore invece di protoni, e quindi la scelta naturale per l'Italia era un elettrosincrotrone. Allora il giovanissimo Giorgio Salvini ebbe l'incarico di pieni poteri sviluppare il progetto. La strategia generale di Salvini assieme con Gilberto Bernardini fu quella di assicurarsi la collaborazione di ricercatori giovanissimi, molto brillanti, anche se non sapevano niente di elettrosincrotrone. Quindi fecero un giro in tutte le università e centri di ricerca e fecero questo gruppetto che comprende ovviamente Carlo Bernardini, Angelo Torrini e poi anche Amman, Corazza Sacerdote, Chigo, Tiambrini, Palazzi, Puglisi, Canarotto, San e Sona. Io molti di questi li ho conosciuti, ovviamente sono di generazioni successive, però erano ancora attivi. Allora erano giovanissimi, abbiamo visto Tiambrini, Palazzi e Bernardini nella fotografia, poi ovviamente sono diventati. Mentre Enrico Persico, non più giovanissimo, viene prescelto a dirigere la sezione teorica. Allora, noi abbiamo fatto un po' un'analisi di questa scelta, perché naturalmente esistevano tanti altri fisici teorici in Italia, alcuni anche giovanissimi che potevano
avere il ruolo, però la personalità scientifica di Percy con le sue doti intellettuali e umane motivano in maniera molto forte questa scelta. Allora io adesso noi facciamo rileggere un passo di una lettera di Edoardo Amaldi di alcuni anni prima, 49, rivolta a Persico, che allora stava in Canada, nel Quebec, in cui si discuteva l'eventuale chiamata a Roma di Persico. Quindi è un problema diverso, non l'elettrosincrotrone. Comunque Amaldi scriveva: prima di prendere una decisione definitiva dovresti considerare il fatto che tu qui ci saresti estremamente utile. A noi manca proprio una persona posata e tranquilla, con cultura fisica classicheggiante, insomma ci manca Persico. Sono tutte parole scelte proprio: una persona posata e tranquilla con cultura fisica classicheggiante. Insomma ci manca Persico. Poi è stato accennato nella relazione di Gianni Battimelli che Persico risponde in maniera molto brusca: non vengo e non mi spiego nemmeno perché. Poi c'era tutto il discorso della presunta malattia, in cui poi in realtà lui stava bene. Io adesso voglio spiegare l'allusione di Amaldi alla cultura fisica classicheggiante. Ora, nell'ambito della fisica si parla appunto di fisica classica, che riguarda il periodo della fisica prima dell'avvento della meccanica quantistica, quindi meccanica, elettromagnetismo, termodinamica, e dobbiamo introdurre anche relatività. Quindi fisica classica e fisica quantistica sono in un certo senso dei termini antitetici. Pure Persico era stato, come sappiamo, fin dall'inizio un profondo cultore della meccanica quantistica e suo efficace diffusore nell'insegnamento universitario a Firenze, Torino, Quebec, e con la formazione di numerosi allievi. È stato ricordato che Persico, nella terminologia ecclesiastica prevalente a Via Panisperna, era considerato il prefetto della propaganda della fede, con l'incarico di diffondere il nuovo verbo quantistico tra gli infedeli, che invece erano rimasti fermi a considerazione della fisica classica. Sono state citate le sue prime dispense sull'argomento, diffuse a Firenze, erano conosciute come Vangelo Copto. Vangelo Copto, cioè da subito l'idea di autorevolezza e profondità, però dà anche idea della difficoltà di lettura. Il copto è scritto con dei caratteri ovviamente si leggeva difficilmente, quindi non solo profondità, difficoltà di lettura non solo dal punto di vista accademico ma anche tipografico. Comunque questo Vangelo copto si è evoluto poi in un fortunato libro di testo con numerose edizioni anche in inglesi, e era considerato la più esauriente e efficace descrizione dei contenuti fisici e matematici della nuova meccanica quantistica, fruibile da studenti e ricercatori. Intere generazioni si sono formate sullo studio di queste teste. Allora, perché Amaldi usa il termine classicheggiante per un Persico che invece era quantistico? Allora, facciamo una piccola digressione in direzione della meccanica quantistica moderna. Allora, è noto che il giovanissimo Werner Heisenberg, 1901, quindi coetaneo di Fermi, 76, io l'ho visto a Monaco mentre scendeva le scale, non molto agile però ancora, allievo e critico, è allievo di Niels Bohr, violentemente critico contro l'impostazione di Niels Bohr della vecchia meccanica quantistica. Fa un piccolo soggiorno per una questione di febbre da fieno all'isola di Helgoland. Helgoland e Eilig è isola sacra in realtà, dei druidi. I druidi stavano lì a fare le loro operazioni religiose. Nella primavera del 25 torna a Göttingen e perviene un risultato scientifico di importanza epocale. Scrive un articolo in cui c'è la creazione della meccanica quantistica. Uso il termine creazione non in senso iperbolico, in un senso ben preciso. Infatti, nella motivazione del premio Nobel per la fisica del 32, annunciato nel 33, leggiamo esplicitamente che il premio Nobel per la fisica del 32 è stato dato a Werner Karl Heisenberg per la creazione della meccanica quantistica. Poi loro devono dare sempre delle applicazioni pratiche.
e prendono le forme allotropiche dell'idrogeno. Quindi la parola creazione della quantum mechanica sta nella motivazione del premio Nobel. Ecco, a me piacciono sempre le fotografie giovanissime, quindi questo è un giovanissimo Niels Bohr e questo è un giovanissimo Werner Heisenberg. Mi piace la foto perché ha un maglione molto simile a quello che avevo io quando ero piccolo, perché evidentemente era una moda questo tipo di maglione, e poi si vede l'impianto elettrico dell'epoca che a Göttingen, che è anche molto molto caratteristico di un'epoca. Quindi Heisenberg è il creatore della meccanica quantistica, questo è importante ricordarlo perché spesso viene dimenticato, perché naturalmente questi articoli sono degli articoli difficilissimi a leggersi e a capirsi. Dopo la scoperta di Heisenberg parte un'attività frenetica, parliamo del 25, per chiarire la struttura generale della meccanica quantistica e procedere alle più importanti applicazioni. È la cosiddetta meccanica delle matrici. Sono coinvolti tre uomini della scuola di Göttingen. Infatti ci sono anche Max Born, vedete la data. Max Born è ormai scienziato affermato e lui ha 20 anni più di Heisenberg. È maestro di Heisenberg, però in questo caso diventa collaboratore di Heisenberg. E poi un personaggio interessantissimo, Pascual Jordan, che è invece coetaneo di Heisenberg. Dunque dire tre uomini è politicamente scorretto attualmente, invece no, perché ovviamente i loro lavori sono, per esempio l'ultimo lavoro conclusivo è Dreyer, Menner, Arbeit, è proprio il lavoro dei tre, è noto come lavoro dei tre uomini. Poi ci sono lavori di due uomini, di Max Born e Jordan, e c'è il lavoro dell'uomo, il primo Heisenberg. Anche Born vince il premio Nobel molto molto più tardi per le sue ricerche fondamentali nella meccanica quantistica, quindi questo è il periodo con Heisenberg, e poi specialmente per la sua interpretazione statistica della funzione d'onda. Il terzo uomo, Pascual Jordan, non ebbe mai questo riconoscimento, per tutti conoscono le ragioni per cui. Quindi questo qui è un distintissimo Born, relativamente giovane, però c'ha 20 anni più di Heisenberg, e questo è Pascual Jordan con i suoi elegantissimi occhialini. Questo schema sviluppato dalla scuola di Göttingen è molto complesso, sia dal punto di vista concettuale, non fa uso del concetto di stato quantistico, ecco questo è là. Cioè lo stato quantistico non è osservabile e non esiste. Ma c'è anche un apparato familiare utilizzato, un apparato poco familiare, la meccanica della matrice, teoria degli operatori. Piace agli sperimentali perché si dice che è solo sulle grandezze osservabili, gli sperimentali fanno sulle grandezze osservabili, ma quando dovete fare un conto, per esempio lo spettro dell'atomo di idrogeno, che con l'equazione di Schrödinger si ricava quasi immediatamente, ci è voluta la genialità di Pauli per districarsi in mezzo a queste matrici, fare la decomposizione, l'analogo di quelle che poi sono le coordinate polari. Allora molti lo trovano indigeribile. Dovete vedere quello che scrive Steven Weinberg, premio Nobel, uno che la fisica teorica la sa, su questi lavori iniziali di Heisenberg. Ma anche Fermi era stato a Göttingen prima, però era appunto 23, non esisteva ancora la meccanica quantistica, quindi però ci sono lettere di Fermi su Göttingen in cui si dice tutto molto formale, queste qui sono dei presuntuosi, eccetera. E quindi è un sollievo che dopo pochi mesi Erwin Schrödinger perviene alla formulazione della meccanica quantistica su basi completamente diverse. Segue una linea di pensiero che parte da Niels Bohr, naturalmente, e fa uso dei concetti ondulatori per la materia formulati da lui De Broglie. La struttura formale della teoria è basata su equazioni alle derivate parziali, molto familiari nella formazione dei matematici e dei fisici teorici. Allora io qui, in un certo senso, è una metafora, posso dire che Schrödinger adotta un atteggiamento classicheggiante, nel senso che usa un apparato formale della fisica matematica tradizionale per rappresentare la meccanica quantistica. Questo è Schrödinger che
era abbastanza, anche lui abbastanza anziano, 80, vedete, dell'87, e questo è il Marchese, cioè Louis de Broglie, personaggio anche molto molto interessante. Nel giro di pochi mesi viene dimostrato che lo schema generale fornito da Schrödinger è sostanzialmente equivalente a quello di Heisenberg. Non è proprio vero, cioè, nell'ambito di Schrödinger uno è portato a dire che esiste la funzione d'onda che rappresenta lo stato, nell'ambito di Heisenberg la funzione d'onda non esiste perché non è osservabile, e lo stato è qualcosa di molto più complicato, cioè praticamente vengono considerati tutti gli stati contemporaneamente, quindi gli spettri e tutte le sezioni d'urto contemporaneamente. Però la comunità scientifica tira un sospiro di sollievo: uno può essere meccanico quantistico, quindi la meccanica quantistica creata da Heisenberg, però viene trattata nell'ambito di un confortevole ambiente matematico, esistono equazioni differenziali a derivata parziale analoghe a quelle classiche. Ecco, Enrico Persico è tra questi, cioè esistono precise testimonianze in cui si vede che solo quando avviene l'avvento ondulatorio diventa un convinto assertore della meccanica quantistica, perché pienamente convinto della validità dei suoi fondamenti, confortati poi dall'apparato. Da qui il Vangelo copto, e il ruolo di Persico. Cioè, come si mostra utile per il progetto dell'elettrosincrotone? Mancava proprio una persona posata e tranquilla con cultura fisica classicheggiante. Amaldi lo diceva a proposito della chiamata a Roma, però agli effetti dell'elettrosincrotone esattamente questa la ragione. Quindi viene scelto come capo della sezione teorica e non viene invece preso qualche giovanissimo fisico teorico che pure esistevano in circolazione. Perché nella progettazione dell'elettrosincrotone era necessario considerare in maniera sistematica e puntigliosa, quindi ci voleva una persona posata e tranquilla, le orbite degli elettroni nelle varie fasi operative, sotto l'azione dei campi elettrici e magnetici. Quindi elettroni iniettati, deviati dai campi magnetici, accelerati dai campi elettrici. Le orbite dovevano essere calcolate ovviamente in condizioni che diventavano di elevatissima velocità, quindi regime ultrarelativistico. Persico aveva un'esperienza profonda sul calcolo di orbite elettroniche perché si era occupato, come è stato ricordato, di spettrografia per i raggi beta. Quindi vediamo alcuni titoli delle sue pubblicazioni: condizioni ottimali per lo spettrometro solenoidale a raggi beta, una teoria dello spettrometro solenoidale, il dipolo come lente magnetica divergente, i diaframmi negli spettrometri elicoidali, e poi c'è anche un libro, Beta Ray Spectrometers, tutti pubblicati su riviste, gli articoli pubblicati su riviste prestigiose, Physical Review Letters, Review of Scientific Instruments, Rendiconti Lincei. Ecco, in tutti questi lavori quindi entra la considerazione delle caratteristiche delle orbite elettroniche anche ad alta energia sotto l'influenza di campi elettrici e magnetici. L'impegno di Persico nella progettazione fu totale e convinto, e nello stesso tempo pacato e posato. Furono necessari anche alcuni viaggi all'estero per prendere contatti con i progettisti di macchine analoghe. Poi c'è tutta una corrispondenza che è bellissimo studiare anche da un punto di vista, anche da un punto di vista scientifico. Quindi tra gli innumerevoli problemi affrontati, Persico sviluppò la teoria generale dell'iniezione di particelle. A Genova si occupò in particolare poi dell'iniettore come oggetto fisico, ma queste idee di Persico poi sono state, hanno trovato applicazione anche in seguito. Ci furono anche occasioni di scontro, è bellissimo leggersi le lettere, per esempio Persico e Salvini si trovavano in disaccordo sulle dimensioni del traferro del magnete della ciambella, erano 1-2 centimetri di disaccordo, però Salvini lo voleva stretto ovviamente per ragioni economiche, Persico lo voleva più largo per sicurezza, perché gli elettroni subivano oscillazioni, cosiddette oscillazioni di betatrone, e quindi se andavano a sbattere contro la ciambella sarebbe stato un disastro. Addirittura in una lettera Persico considerava pericoloso l'idea di Salvini di ridurlo.
Poi fu trovato un compromesso e in realtà non ci fu nessun disastro. C'erano anche alcune scelte strategiche da effettuare. A proposito del focheggiamento, siamo familiari con il focheggiamento ottico delle lenti, è basato sulla forma del campo magnetico, perché se gli elettroni deviano dall'orbita, un'orbita chiamiamo un'orbita standard, il sistema deve essere tale da riportarli, non deve buttare ancora più fuori, quindi c'è un problema di focheggiamento. Allora era stata introdotta una tecnica innovativa, e adesso io non vado nel dettaglio, però è anche interessante, i dettagli tecnici qui sarebbe interessante, che era il cosiddetto focheggiamento forte proposto da Brookhaven. Anzi, ricordiamo un rapporto interno del CERN in cui Angelo Turrin, che era uno dei collaboratori di Persico, insieme con Edoardo Caianillo, descrivevano il sistema di affocheggiamento forte e sembravano difendere questa idea. Fermi, cioè Salvini, ovviamente nettamente contrario, non se ne parla proprio, stettero a discutere a lungo, perché avrebbe ritardato la realizzazione del progetto. E quindi fu adottato il cosiddetto focheggiamento debole, comunque efficace. I contributi di Persico sono descritti in una serie di rapporti interni in cui tutti i problemi vengono efficacemente affrontati e risolti. Ci furono anche contatti con Picone, l'Istituto di Applicazione del Calcolo, perché in alcuni casi alcuni tratti fini delle orbite bisognava calcolarli in maniera numerica. Dico anche che alla fine ci fu anche la proposta già di fare, invece di fare un elettrosincrotrone, fare un anello di accumulazione, perché già c'erano le idee di Tushak sull'anello di accumulazione. Potete immaginare la reazione di Salvini, in cui si sarebbe visto proiettato nel futuro la realizzazione della macchina con esiti non sicuri, perché ancora gli anelli di accumulazione non erano stati sperimentati. Comunque, la costruzione fu un grande successo. 5 maggio 1959 abbiamo visto il pranzo, e poi a poco fu data agli sperimentali con un numero crescente di ore. Quindi gli esperimenti è stato un successo, e poi un successo nazionale. Quindi gli riguardava la fotoproduzione di mesoni Pi, la polarizzazione del protone nella fotoproduzione di mesoni neutri, la conservazione della parità nella fotoproduzione doppia, la fotoproduzione di coppie di mesoni mu, la fotoproduzione di mesoni K. Sono tutte fotoproduzioni, perché quello che esce fuori dall'elettrosincrotrone è un fascio di raggi gamma. Gli esperimenti furono eseguiti da gruppi di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità di Frascati, poi Frascati, Pisa, Roma, Genova, Bologna, Trieste, Padova. Io ricordo Vittorio Silvestrini, con un'emozione mi disse che era stata scoperta una nuova particella, l'ETA, e che loro la notte avevano visto questo cosiddetto gradino di assorbimento dell'ETA. Si faceva aumentare l'energia a poco, e arrivato a un certo punto il fascio praticamente scompariva, perché si produceva l'ETA, e quindi tutta l'energia veniva assorbita nel fascio. E quindi, se volete, era ancora una scienza fatta da relativamente poche persone, e manovrando, controllando la macchina in maniera proprio manuale. Lo stesso quando ci fu la scoperta della JPC, loro ebbero da Bellettini l'informazione che a una certa energia c'era la JPC, l'energia superava quella dell'elettrosincrotrone, però i macchinisti, aumentando un po' il campo elettrico e il campo magnetico, riuscirono a raggiungere quell'energia e a scoprire la JPC. E addirittura l'articolo fu pubblicato in Fisica Rivoletta assieme con quello degli altri, però loro dissero onestamente che noi l'abbiamo scoperta, perché ci hanno detto che esisteva quell'energia. Voi sapete, la JPC è una risonanza molto molto stretta, quindi è l'ago nel pagliaio. Se uno non sa a che energia si forma con l'elettrosincrotrone, non l'avrebbe trovata mai.
Dunque, un esempio, io ho quasi finito, penso di essere nei tempi, comunque il chairman mi avverte. Appunti di Persico, si vede la sua calligrafia, sono le lezioni sui sistemi di iniezione degli elettroni nella ciambella che sono svolte da Persico a Varinna nell'estate del 54. Anche Fermi c'era poco prima della morte. E poi anche una bella lettera, bellissima lettera di Giorgio Salvini per vedere il tipo di rapporti che c'erano tra gli umili fisici sperimentali, come li chiama Giorgio Salvini, il grande capo dei teorici. Quindi questi sono gli appunti, una teoria della cattura nel sincrotrone elettroni ad alta iniettati ad alta energia. Ci stanno parecchie pagine, anche interessante a distanza di tempo a leggerselo. Cioè, ovviamente il Van de Graaff buttava elettroni a energia molto bassa. Questi elettroni dovevano essere subito catturati dal campo magnetico e dalla radiofrequenza adattata a quelle energie e progressivamente accelerate. È un problemino interessante. Ecco, questa è la lettera di Salvini. Gli umili sperimentali ti chiedono i seguenti chiarimenti sul valore di un certo... Cioè, gli umili sperimentali, cioè gli sperimentali facevano ma capivano teoricamente poco, mentre Persico doveva spiegare. Va bene. Il contributo di Persico è ricordato con affetto e ammirazione. Personalmente, per esempio, abbiamo potuto raccogliere i ricordi di Carlo Bernardini, veramente commoventi. Persico partecipò all'attività fino al 57, quando la parte di progettazione e calcolo era alla fine. Amaldi e Rasetti scrivono, io leggo, cioè c'è capitato tra le mani, nell'archivio di Bruno Rossi al Massachusetts Institute of Technology di Boston, questo ricordo di Amaldi e Rasetti, che poi è stato pubblicato un po' diverso, perché Amaldi mandava le copie preliminari a tutti chiedendo dei pareri, la gente gli aveva i pareri e lui faceva le correzioni. In quel momento egli cessò la sua collaborazione, che non rilacciò nemmeno nel momento del successo, novembre 59, degli entusiasmi e della notorietà. Non fu per ritrosio o disinteresse, ma perché veramente superiore, come osservò Salvini, a un certo caldo baccano scientifico in un'epoca di gran baccano. Questa frase non si capisce tanto bene, io l'ho riportata così come scrivono Amaldi e Rasetti, negli appunti preliminari a Bruno Rossi, però abbiamo controllato dove è pubblicato allo stesso modo, quindi ci sarà una piccola... Dunque, questi commenti di Amaldi, Rasetti e Salvini testimoniano bene il calibro morale del nostro, che è un fatto importante, cioè parliamo di ricerca scientifica, parti organizzative, però anche gli aspetti morali sono importanti. Ecco, la lettera di Persico in cui lui sostanzialmente si dimette è proprio 26 febbraio 57, giustamente come dicono Amaldi e Rasetti. In realtà Persico rinuncia al compenso mensile, cioè tutti i collaboratori ricevevano un piccolo compenso mensile che andava a integrare il loro stipendio di professore. Però chiede di essere considerato sempre come facente parte del gruppo del sincrotrone. E poi lui dice di non esitare a chiedermi all'occorrenza quella collaborazione che tu ritieni utile e che io sarei ben lieto di dare. E questa è la non è tra le carte di Salvini, è tra le carte di Persico, quindi è una copia, è una bozza. Va bene, allora questo è il nostro intervento sui contributi di Enrico Persico alla fisica delle alte energie. Abbiamo scelto un ambito ben determinato. Abbiamo cercato di inquadrarlo da un punto di vista storico, punto di vista scientifico e anche da un punto di vista, diciamo, culturale e generale di Enrico Persico. Bene, la signora Nadia Robotti vuole aggiungere qualcosa, vuole dire già subito qualcosa? È stata un'occasione per noi molto importante, soprattutto per me, Francesco è più anziano, quindi lui ha vissuto anche queste parti.
e di riscoprire, di apprezzare la figura di Enrico Persico. E un progetto che io mi sposto un periodo un po' prima è quello di studiare i tre giovinetti di Via Panisperna, non solo i ragazzi di Via Panisperna, i tre giovinetti che sarebbero Enrico Persico, Pontremoli ed Enrico Fermi, perché c'è un legame tra questi tre personaggi che poi si completa nel concorso che vinceranno tutti e tre nell'ordine, Fermi, Persico e Pontremoli. E quindi questo studio, ad esempio ieri ho scoperto con piacere che anche Persico è andato a Cambridge, nello stesso posto in cui tre anni prima era stato Pontremoli, e quindi si capisce anche, non so, lo spessore culturale, la lungimiranza di un Corvino che è stato in grado di capire che questi giovani dovevano andare in precisi posti, in precisi momenti. Ad esempio Pontremoli viene mandato nel 1920, nel momento in cui Rutherford ha appena scoperto il protone. E infatti Pontremoli collabora a misure che vengono fatte al Cambridge, appunto. Quindi, vabbè, adesso approfondiremo il legame che c'è stato fra Enrico Persico e Cambridge, appunto con Gianni ne parlavamo venendo qua, che è assolutamente non noto, vedere, non so, dato da Eddington, Dirac, che ruolo ha avuto. Va bene, questi sarebbero i nostri tre giovinetti.